Posso chiedere subito una cosa rapidissima? Perché il fatto stesso che lei sia qui, Ministro, è una notizia, no? Ma lei, quando prima ha chiesto di fare l'applauso, quanto ha detto speriamo che non ci siano troppi applausi, sennò poi chissà cosa dice Crozza? È esattamente quello che stavo pensando. Ah, ecco. Ma già, qua, già mi dicono... Guardi, su questo abbiamo una sintonia, perché mentre stavo venendo qui, pensavo, se mi applaudono molto, dico guardate che sono Minniti e non sono Crozza. E lei mi ha rubato la battuta. Quindi dice, quindi non troppi applausi, un po' di applausi ma non troppi, non esageriamo. Tutte le cose cum grano sale. Non c'è pericolo di... No, c'è pericolo. Beh, adesso inizio già, faccio una prima domanda subito sull'ultimo tema, quello dell'immigrazione. Io mi ero preparato anche tutta una serie di dichiarazioni, ma non le leggo perché voglio entrare subito al punto, credo che dobbiamo sentire la sua voce. Anche perché così facciamo in tempo a mandarla al telegiornale delle 19, se no sono in ritardo e mi sgrida. Allora, Ministro, lei ha dimostrato che si possono fermare i flussi. Io negli ultimi 3 anni, io, ma credo Giorgia, Rampelli, tante persone qui dentro, abbiamo sentito ripeto, mi ero anche preparato la lista, non gliela faccio, gliela risparmio. Non si possono fermare i barconi non si possono fermare, è un fenomeno inevitabile, dobbiamo andarli a prendere e portarli qua. È un'idiozia, dice, è un'idiozia fermare i barconi, il blocco navale non si può fare, bisogna... Adesso invece lei ha dimostrato, e in questo credo che sia quella quota di applausi, che invece tutto quello che per 3 anni ci hanno detto che non si poteva assolutamente fare, si poteva fare, magicamente, si poteva fare. Allora, io le chiedo, Ministro, ringraziandola, perché ha dimostrato che non c'era un branco, ma si poteva fare. Ma non c'è stato un po' di ritardo in questo? E in questo ritardo anche lei, che era sottosegretario, non è che lei non c'era, non si sente un po' di responsabilità in questo ritardo? Allora, responsabilità sempre. La responsabilità è una cosa che ci accompagna nella vita, per cui qualunque cosa non si è fatta per tempo è sempre responsabilità collettiva di coloro che ci hanno messo le mani. Per questo, per esempio, pur ringraziando moltissimo, diciamo, gli apprezzamenti positivi che magari qualcuno vuol fare nei miei confronti, non apprezzo gli apprezzamenti comparativi. Da questo punto di vista, punto. Minniti ha fatto quello che deve fare, l'ha fatto con ritardo, Minniti si assume tutte le responsabilità, come giusto che sia. Cioè dice meglio di Alfano, non lo diciamo, lo pensiamo tutti ma non lo diciamo, lo pensiamo ma non lo diciamo. Seconda questione, vede, io ho un'idea in testa, l'idea è questa, non che si possono fermare i flussi migratori. La mia idea è che i flussi migratori possono essere governati, è una cosa un pochino differente. Cosa vuol dire essere governati? Vuol dire che noi abbiamo di fronte fenomeni, come lei può facilmente intendere, come posso facilmente intendere gli amici che sono qui stasera, è una questione che ci ha accompagnato per molto tempo, ci accompagna adesso e a mio avviso ci accompagnerà anche in futuro. Una delle ragioni è stata detta prima dall'onorevole Rampelli, e cioè noi abbiamo uno squilibrio demografico, abbiamo una parte del mondo che cresce di più e un'altra parte del mondo che non cresce, e quindi da questo punto di vista è difficile pensare che non ci possano essere grandi spostamenti demografici. Il problema qual è? È semplicissimo, cercare di governarli. Io sono ministro dell'Interno, se non ricordo male, da 9 mesi e 11 giorni. Lei mi scuserà se tengo presente il dato, 9 mesi e 11 giorni. Nascono i bambini, ricordo, nasce anche una nuova politica. Ricordo i 9 mesi, non perché voglia in qualche modo esirmi da responsabilità, perché vedete, come forse è giusto che qui ricordi, quando si dice che io sono stato già invitato ad Atreju, ed è vero, perché sono già venuto e perché ho una lunga esperienza di governo. Nel senso che io
ho fatto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 1998, cioè esattamente 19 anni fa. Poi dopo 19 anni ho fatto il ministro. Tutto si può dire tranne che abbia bruciato le tappe. Ha fatto anche altro nel frattempo, non è che è stato tutto, si era sottosegretario, cioè non so, alla presidenza, ecco, del Consiglio. Direttore, non, non si sminuisca, ministro, non sono arrivato di corsa a fare il ministro. Forse oh, troppo tardi, se arrivava tre anni prima forse questo, era meglio nove mesi e 12 giorni. Detto questo, mi pare che io abbia detto fin dal primo momento che gran parte della questione, l'ho detto financo in Parlamento, quindi da questo punto di vista ci sono le cose agli atti, io ho detto che gran parte della questione della immigrazione nel nostro paese si svolgeva dall'altra parte del Mediterraneo, e ci ho messo la faccia. Ci ho messo la faccia per una ragione semplicissima, perché era facile a dirsi, non semplicissimo a realizzarsi. Io sono andato i primi di gennaio, prima visita a Tunisi, la seconda visita l'ho fatta a Tripoli. E vedete, io sono andato i primi di gennaio a Tripoli e quando ho incontrato il governo Sarraj, ricordo anche che per lungo tempo amici ed esperti della Libia come Gianni Michalestin mi dicevano: Minniti ha incontrato la persona sbagliata. Nel senso che quello che Minniti ha incontrato non conta. Adesso arriviamo pure ad Haftar, cioè su questo, diciamo, dove mi tocchi tocchi canto. Devi saperlo su questo. Ecco, arriveremo anche a quello. Ora, stavo dicendo, io sono andato lì. Vede, direttore, dovremmo andarci più spesso. Dovrebbero andarci anche lei, Lucivà, insomma, vedere un po' di persone. Allora, quando io sono andato là, ho incontrato il governo Sarraj e abbiamo discusso di come cercare di avere un'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Io pensavo, come solitamente faccio, che quell'incontro fosse riservato e che quindi non c'era da incontrare nessuno. Ora, Rampelli ha detto una cosa, Minniti ha sbandierato ai 420. Ora, si può dire tutto di Minniti, tranne che Minniti sbandiere ai 420. Cioè, l'unica cosa che fa Minniti è parlare poco. Poi, quelle poche cose che dice possono essere cazzate clamorose. Ma sicuramente Minniti parla molto poco. Perché, come è noto, non c'è un posto dove Minniti sia andato negli ultimi 4 anni a fare dichiarazioni. Quindi non abbiamo nemmeno dichiarato sui flussi migratori. Detto questo, quando sono andato là, a un certo punto loro, forse per essere anche un pochino incoraggiati, mi hanno detto, vedi, ministro, noi vorremmo fare una conferenza stampa insieme. E abbiamo fatto una conferenza stampa, mi ha presentato il ministro degli esteri libico, naturalmente lui ha parlato in arabo, sinceramente non so cosa abbia potuto dire, perché non conosco l'arabo da questo punto di vista, devo essere sincero, però lui fece un discorso molto accorato e fu trattato con una certa freddezza. Presi la parola io, e questa volta io parlavo in italiano ma con uno che traduceva in arabo, e io dissi: noi stroncheremo il traffico di esseri umani. Debbo darvi una notizia, lì la tensione si tagliava con il coltello. Non era una cosa da applausi, si copriva che era una cosa molto molto impegnativa, tant'è che la cosa, come voi ricorderete, produsse certi effetti. Su quella strada io avevo due strade, vede direttore. Una, dire che l'Europa non faceva la sua parte. Che è vero. Ed era assolutamente la verità. Io potevo continuare per 9 mesi e 12 giorni venire qua e dirvi l'Europa non fa la sua parte. Voi mi avreste anche applaudito perché probabilmente condividete questo giudizio. E tuttavia per me non era sufficiente. Io dovevo dimostrare che l'Europa non faceva la sua parte, ma che l'Italia sapeva fare qualcosa. Punto. Questo è quello che abbiamo fatto. Una domanda, una chiosa molto semplice, Ministro.
Ultimamente le hanno dato anche dello sbirro, la accusano di aver pagato gli stessi trafficanti di uomini per fermare il traffico. No, c'è un problema di fondo. Lei, scegliendo Sarraj, ha scelto un personaggio debole, un personaggio che non è riuscito mai a contrastare i trafficanti di uomini. Tant'è vero che l'unica soluzione alla fine è stata quella di dargli i fondi per pagarli. Questo è un po' il problema. No, non è questo, vede. Allora, rimettiamo le cose sempre come al solito con i piedi per terra. Sarraj è il rappresentante del governo libico riconosciuto alle Nazioni Unite. Vede, nei giorni scorsi si è fatta una riunione sulla Libia a New York, a margine del Consiglio, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'era l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Salamé. C'era il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, e da questa parte del tavolo, come noi adesso, senza l'introduzione di Rampelli, c'era anche Sarraj. Così era costruita la cosa. Poi dall'altra parte del tavolo c'erano i capi del mondo. C'erano i capi del mondo. Perché per la comunità internazionale quello che rappresentava insieme alle Nazioni Unite la Libia era Sarraj, non c'era Haftar. Le do una notizia, lo so che la cosa la può produrre un qualche sconcerto, non c'era. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo parlato con il governo rappresentato dalle Nazioni Unite. Secondo lei, che è un esperto di diritto internazionale più di me, e quindi io mi fido di quello che lei mi dice, è possibile che uno Stato sovrano firmi un accordo sul contrasto all'immigrazione illegale e contro il terrorismo con un governo non riconosciuto dalle Nazioni Unite? No. Questo senza dubbio, ma c'è anche il fatto che noi come governo perfetto. Italiano... Allora molto... cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo firmato l'accordo. L'abbiamo firmato il 2 febbraio. Il 3 febbraio si faceva il vertice europeo a Malta e l'Unione Europea, dimostrando appunto che l'Italia sapeva fare, ha fatto proprio quell'accordo. Cosa prevedeva quell'accordo? Discutiamone insieme e vediamo poi i risultati. Primo punto, controllo delle acque territoriali libiche. Se non capisco male, questo era un grande obiettivo che era posto da più parti in Europa. Perché appunto, qui cosa parliamo? Qui qual è il titolo del... Il titolo è i patrioti, ma dice tutela dei confini. Ecco, io siccome pensavo così, mi è stato spiegato che dovevo tutelare i confini. E io ho eseguito, se l'Italia mi dice devi tutelare i confini, io tutelo i confini, da questo punto di vista sono molto disciplinato. Se poi i confini dell'Italia coincidono con i confini dell'Europa, meglio ancora, perché contemporaneamente difendiamo anche i confini dell'Europa. Non vorrei dire parole troppo ardite in questa sala, però i confini, diciamo, vanno tutelati, appunto perché noi siamo un grande continente che tra l'altro c'è Schengen, e cioè la libera circolazione delle persone e delle merci dentro l'Europa, e appunto perché io sono uno che difende Schengen e pensa che l'Europa senza Schengen non sia l'Europa, dobbiamo tutelare i confini, esterni. Certo. Primo punto, acque territoriali, e c'era la Guardia Costiera. Abbiamo incominciato a formare i marinai della Guardia Costiera libica. Li abbiamo portati in Italia. Sono venuti alla scuola della Guardia di Finanza e li abbiamo diplomati come marinai. Gli abbiamo dato 4 motovedette. Entro la fine dell'anno gli daremo altre 6 motovedette. Arriveranno a 10 motovedette. La Libia sarà una delle nazioni del Nord Africa ad avere una significativa Guardia Costiera. Voi mi direte, vabbè Minniti, tu gli hai dato tutte queste cose, ma che hanno fatto? Guardiamo i dati, perché i dati sono quelli che sono la cosa più limpida di questo mondo. Dall'inizio di quest'anno, con dati dell'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione, la Guardia Costiera ha salvato e riportato in Libia 16.500 persone. 16.500 persone. Ministro, non mi sembra una cosa di piccolissimo conto questo, o no? I critici dicono che lei ha fatto la stessa cosa che ha fatto Berlusconi nel 2010, con i respingimenti. Ma non sono, questi non sono respingimenti, vede, per una ragione semplicissima, perché i respingimenti li fa un altro paese. Sono stati interventi in acque territoriali libiche da parte della Guardia Costiera Libica, che è la struttura
istituzionalmente preposta a tutelare i confini della Libia. Seconda questione, direttore, poi lo do la parola immediatamente. No, ci abbiamo detto un secondo solo, no, per dire i confini, poi passiamo a tutto il resto, perché io devo dirgli i confini a lui e poi finiamo. Seconda questione, tuttavia non bastava il tema della guardia costiera, c'era il problema del confine meridionale della Libia, perché quello è il cuore della questione, vede, direttore, perché il confine meridionale della Libia, quello immediatamente sotto il Sahara, è la porta d'ingresso. Qualcuno in Europa si era illuso che quella fosse la porta dell'ingresso verso l'Italia. Io ho cercato di spiegare ai miei colleghi europei che quella era la porta d'ingresso verso l'Europa e che quindi bisognava bloccare quella porta d'ingresso sia sul terreno del contrasto ai trafficanti di esseri umani sia sul terreno del contrasto al terrorismo. Benissimo, cosa abbiamo fatto? A un certo punto ci siamo messi un pochino di impegno e il 31 marzo sono venuti a Roma i rappresentanti delle tre tribù del deserto, i Soleiman, i Tebu e i Tuareg. Voi forse non li conoscete, ma insomma la cosa appena arrivarono al Ministero dell'Interno produsse un certo scalpore. Per fortuna era il 31 marzo e non era a ridosso di Carnevale, perché sennò altrimenti avrebbero pensato che avevamo fatto uno scherzo di Carnevale, perché i rappresentanti delle tribù sono venuti con i loro abiti tipici, e cioè con i turbanti, con le vesti, sono rimaste 72 ore chiusi in una stanza e dopo tre giorni hanno firmato una pace tra di loro e l'hanno firmata chiedendo al governo italiano di essere garante di quella pace. Bene, bene, abbiamo prodotto un piccolo dato, e cioè abbiamo dimostrato a tutti quanti che l'Italia, di fronte a difficoltà degli altri, poteva fare da apripista. Noi abbiamo fatto da apripista verso l'Europa e oggi consentitemi di dire che io sono particolarmente contento del fatto che l'Europa ha detto bene Italia che hai fatto l'apripista. Ritorniamo al punto di partenza. Potevo venire qui e dirvi l'Europa non ha fatto la sua parte e tuttavia vi avrei raccontato una parte della verità. Perché se l'Italia vuole che l'Europa faccia la sua parte, deve fare la sua parte. E questo è un grande cambiamento. E questo è un grande cambiamento anche appunto rispetto a precedente. Noi abbiamo forse un paio di vignette, vero? Vediamo un attimo. Due vignette rapidamente. Ecco, io sono Alessio Di Mauro del Candido, testata satirica, e la guardavo da questa posizione privilegiata, ministro, e pensavo che lei non sa che da un momento agli altro gli uomini della sua scorta potrebbero metterle le manette. Vediamo perché. Ecco, primi effetti della legge Fiano. Arrestato Marco Minniti. Spiacente, ministro, ma quel capoccione che ti ritrovi è un classico strumento di propaganda fascista. E quindi lei deve fare qualcosa, ministro. Magari. Ne abbiamo una. Sì, no, sugli sbarchi, io ho dato un'occhiata al programma. E ho visto che qui manca un patriota, richiamo dei patrioti, ma manca un patriota. Un patriota che noi di Candido abbiamo chiamato addirittura il nuovo Garibaldi. Se la regia ci aiuta lo vediamo, eccolo qua, nuovi patrioti, il Garibaldi del terzo millennio. Lo vedete che è Alfano, dallo sbarco dei 1000 a quello di 200.000. Vedete che siamo a Lampedusa e non a Marsala. E lo sbarco dei 200.000 si riferisce al 2016 più o meno, quando la competenza degli interni era proprio di Angelina Alfano. La regia, come al solito, mi prende in giro, facciamo sempre satira sulla satira mandandone altre, ma per il momento ci fermiamo. Dopo ne vediamo le altre due. Ministro, abbiamo sulla cosa prima del capoccione chiedo la clemenza della Corte, naturalmente, da questo punto di vista. Purtroppo il capoccione mi ha sempre accompagnato e mi accompagnerà sempre. Adesso vi racconto una piccola storia. Quando vengo eletto per la prima volta sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, non dite niente a Crozza di questa questione, per carità, però rimanga tra di noi. Allora, quando vengo eletto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, c'è il solito tourbillon delle stanze. E allora c'era quel poveretto, diciamo, persona straordinaria del cerimoniale di Palazzo Chigi, che girava per le stanze per vedere dove uno voleva andare. Io naturalmente, siccome a un certo punto ho detto, guarda, scegliete voi, poi a un certo punto quella che rimane me la date. E
sinceramente non scelsi e mi assegnarono una stanza. C'era una scrivania famosa. In quella stanza, casualmente, diciamo, a proposito del capoccione, la stanza era, diciamo, con la scrivania di Mussolini, ministro degli esteri. Ora, no, ed è tutto casuale, ma non sto scherzando, era tutto casuale. È meno casuale che lei abbia restaurato però sala delle ali di Italo Balbo. Allora, la cosa più carina è questa, che a un certo punto si diffuse la notizia che io avevo la scrivania di Mussolini. E a un certo punto, insomma, Giuliano Ferrari incominciava a dare i numeri, cioè voleva vedere la scrivania di Mussolini. E a un certo punto, tramite un giornalista, che allora era un giornalista dell'Unità, poi purtroppo è mancato, insomma, chi lo conosce ci può fare un attimo un pensiero buono nei suoi confronti, Stefano Di Michele, una persona veramente straordinaria, un amico straordinario. E, tra l'altro, è mancato giovanissimo. Allora, tramite Stefano Di Michele venne Giuliano Ferrara. E lì fu una discussione, immaginatevi, una discussione, allacciatevi le cinture. Poi Giuliano Ferrara scrisse, diciamo, uscendo da là, disse, siamo andati da Minniti, insomma, in quel momento Giuliano Ferrara era nella fase destruens contro la sinistra, cioè era veramente durissimo contro la sinistra. Allora venne là e a un certo punto scrisse, siamo andati a vedere di persona la scrivania di Mussolini. Abbiamo incontrato il signore che momentaneamente usufruisce di quella scrivania, ci abbiamo parlato, scrive, beh, alla fine che ci abbiamo parlato possiamo dire che quella scrivania era in buone mani. Ora, è una cattiveria naturalmente, però diciamo serve soltanto per ricostruire. Ma se di più però, ministro, mi scusi, lei è anche un ammiratore di Italo Balbo. Ma no, nel momento in cui negli Stati Uniti stanno distruggendo i monumenti di Italo Balbo. Ma non sono un ammiratore. Nel momento in cui in Italia, cioè, il si fanno delle leggi sui simboli del fascismo. Io sono un ammiratore del volo e dell'aeronautica. E sono veramente. Però il problema è questo, io sono stato per un anno e mezzo nella stanza di Italo Balbo, perché il sottosegretario con la delega all'aeronautica stava nella stanza di Italo Balbo. Tutte queste cose io le sto dicendo per consentire a Crozza venerdì di fare un'altra puntata. Lei non vuole lasciare il fascismo, è fascista. Allora serve questo, serve sempre per continuare la cosa, anche perché Crozza per fare me non deve andare nemmeno in camerino, gli viene assolutamente naturale, quindi da questo punto di vista è perfetto, perché l'unica cosa che pare sia in discussione è con la proprietà, perché lui solitamente quando introduce un nuovo personaggio dice adesso datemi 3 minuti perché mi devo truccare, con Minniti no, perché non ha bisogno di nessun trucco. Ecco, detto questo, però io sono stato più di un anno in quella stanza. Allora, la stanza di Italo Balbo, che è la stanza del sottosegretario con la delega all'aeronautica, è una stanza enorme, poi c'è una parete tutta intera in cui c'è scritto grande, ma a caratteri cubitali: chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale e non vola è vile. Cioè, ora anche uno che non volesse vederlo ogni mattina era là, cioè, non è che, cioè, a un certo punto l'ho capito pure io, che pure sono un po' timido, cioè sono un po' tardo, a un certo punto ho capito che lui voleva dire una cosa importante, cioè che il volo è una straordinaria passione della vita e che non assecondare la passione della vita in quel caso finisce per diventare quasi una vigliaccheria. Ora, questo non è, consentitemi qui, lo dico con grande chiarezza, non è cultura della destra questa. Questa mi pare cultura della vita positiva, e cioè che uno debba assecondare le proprie passioni, soprattutto quando le passioni non contrastano con le passioni di un altro, mi sembra molto semplice. In questo la legge Fiano, poi le devo fare un po' di domande, perché lei quarto è molto simpatico, ma abbiamo un po' di temi in sospesi, anche un po' più da antipatico. Però una cosa sulla legge Fiano, però assecondare le proprie passioni, a parte l'assoluta, come dire, lontananza da un'emergenza che pare, ma perseguire, andare a prendersela con i busti del Duce o con il prosecco me ne frego, con l'accendino, non le sembra un altro segno di distanza assoluta del palazzo dalla gente, la cosa normale, anche perché ripeto, non solo sono spassioni, ma anche una cosa assolutamente fuori dal mondo. Ma no, guardi, io su questo, Fiano è un parlamentare molto serio. Sì, conosciamo bene.
fate bene, non esageriamo, se altrimenti pare il ciuscio, diciamo. Ecco. Fiano è un parlamentare molto serio, molto prudente. Io penso che quel disegno di legge abbia una ragione molto semplice, quella di riprendere un principio che io considero molto importante. Come avete visto, io prima, diciamo, ho scherzato anche sulla storia del nostro paese, ho scherzato anche sulla mia vita. E tuttavia, guardate, il fatto che noi dobbiamo avere in Italia una democrazia, posso aggiungere anche una destra, che su alcuni temi abbia il coraggio di fare fino in fondo i conti, io lo ritengo un elemento positivo per la vita del nostro paese. Vede, mi ascolti un attimo. No, sto ascoltando. Non sto eludendo il problema. Più buono di così, ecco. Non riesco a stare. Vede, noi dobbiamo stare molto attenti su questo. E non dobbiamo in alcun modo... Ma l'accendino, ministro, non l'accendino, non dobbiamo in alcun modo consentire nella nostra democrazia che il morto afferri il vivo. Lo dico per le energie migliori di questo paese. Sì, a un certo punto c'è una discontinuità. Sì, nel frattempo quella ci storia, ci sono quella, dei quella vivi... Quella storia è stata una storia purtroppo drammatica e quella storia è finita per sempre. Sì, è chiaro qual è la mia opinione, sì, punto. C'è un'altra storia viva, c'è un'altra storia... No, fermi. Poi non era questa, non vorrei... Però c'è un'altra storia altrettanto viva... che è talmente viva che ci minaccia con la bomba H e nei confronti del quale non si ha la stessa atteggiamento, mi sembra, perché non ho visto nessuno che se la piglia con le statue di Stalin che ci sono, di Lenin che ci sono ancora in mezzo alle piazze, non ho visto nessuno che se le prende con le vie di Mao Zedong, no, e quindi fare i conti, prendersela con gli oggetti e gli accendini e non prendersela o non fare i conti invece con una cosa che non è solo passato ma è anche presente, drammaticamente attuale, mi sembra ci sia una certa differenza. Vede, adesso le dico questo, una questione di metodo e poi una questione di merito. Prima che io venissi qua, poi tra l'altro, diciamo, mi pare che stiamo facendo un dibattito vero, il che mi gasa. Prima che io venissi qua, nei giorni passati, ad un certo punto hanno chiesto alla Meloni se, per esempio, lei in un governo di cui faceva parte Fratelli d'Italia avrebbe voluto che Minniti fosse ministro dell'Interno. Naturalmente la Meloni ha risposto no. Allora, alcuni delle persone che lavorano con me sono venuti da me e mi hanno detto: oh, ma guarda che la mia mamma ha detto no. Io ho fatto la faccia seria, ho fatto la sfinge, non ho reagito, ma in cuor mio ho detto meno male che ha detto di no, per una ragione semplicissima, appunto perché noi dobbiamo sapere quello che siamo. Noi siamo avversari politici, che naturalmente non significa nemici. Io ho vissuto una fase della mia vita, e vi posso garantire, in cui gli avversari politici erano nemici. Posso chiedervi a tutti, lo dico sinceramente, e prima lo dico a me stesso, non ritorniamo mai più a quella storia. E avversari politici che si dicono cose anche durissime, ma non torniamo più a quella storia. E ti dico anche, direttore, scusa se ti do del tu, ma nel momento in cui abbiamo un pochino sciolto la cosa, a Michalessi ti do del tu, dopo il tuo testo non ti dispiace, ed è reciproco naturalmente. Allora, io vi racconto, perché il punto qual è? Lui a un certo punto ha detto, Minniti, ti hanno detto sbirro. Ora, per carità di Dio, il ministro dell'Interno non risponde. Per una ragione semplicissima, perché questa è la mia idea. Io naturalmente sono il ministro dell'Interno, faccio parte di un governo, di una maggioranza e di un partito. Non c'è dubbio che sono politicamente caratterizzato, ma io penso che il cittadino comune
si aspetti dal ministro dell'interno, tra virgolette, un pochino più di terzietà rispetto a quella che si aspetta da qualunque altro ministro, perché pensa che sia il ministro che gestisce la forza, gestisce la polizia, gestisce i carabinieri, cioè si aspetta un elemento di terzietà. Vedi, a un certo punto in questo paese si è discusso, e la sinistra ha discusso, se quelli delle Brigate Rosse erano compagni che sbagliavano. Bene? Io ero più piccolo allora, e tuttavia io ero dalla parte di quelli che dicevano che non erano compagni, perché se uno spara non può essere compagno di nessuno, è un terrorista, punto. Questa è la mia storia, vedi? Cioè, vorrei che tu avessi chiaro questo. Quando qualcuno si chiede, ma perché Minniti è così? Qualcuno dice, ma è la sua famiglia, qualcuno dice quest'altro, ha frequentato cattive compagnie. Non ho frequentato nessuna cattiva compagnia. D'Alema, no. Minniti dice questa... Eh? No, D'Alema. D'Alema la cattiva compagnia, no? Ah, sì. È il tuo pensiero. Erga omnes. No, Minniti non ha frequentato nessuna cattiva compagnia. Minniti, in un momento drammatico della vita del nostro paese, quando qualcuno sparava, sapeva che doveva stare dall'altra parte. Punto. Però, allora ero dall'altra parte, oggi sono sempre dall'altra parte. Mi scusi, però lei oggi è uno dei difensori dell'interesse nazionale. L'interesse nazionale si basa però sul senso nazionale, sul senso della patria. Lei non si sente un po' in colpa per essere stato parte di un partito che ha contribuito a distruggere il senso nazionale? Il senso della patria nelle scuole. Beh, il Partito Comunista assieme a una parte della cultura di sinistra. Ma c'è anche un'altra contraddizione in tutto questo. Lei oggi, ministro, ci chiede di approvare uno ius soli dove si garantisce la cittadinanza a chi ha frequentato un ciclo di 5 scuole elementari. In una scuola elementare dove il senso della patria, il senso della nazione, il senso dell'identità non sono assolutamente riconosciuti come conseguenza di una certa politica di sinistra. Gioco in casa io qua. Non gli dite niente alla Meloni, perché altrimenti si arrabbia, gli applausi sono un po' esagerati. No, adesso senza scherzare. Prima cosa. Partito Comunista. Partito Comunista era PC con una I, era Partito Comunista Italiano. Non se lo dimentichi mai. Era un partito che di fronte all'interesse del paese non ha mai guardato l'interesse particolare. Guardate, posso dirvi una cosa? Calmi, guardate, due cose. Voi commentate quello che volete, fischiate, urlate. Io vi posso garantire una cosa, col rispetto profondo che ho nei vostri confronti, io vi ascolto fischiare, ma al massimo quello che può succedere è che io esco ancora più convinto delle mie opinioni, sicuramente non intimidito. Ecco, vorrei trasmettervi un messaggio, perché sono fatto così. Ma detto questo, se qualcuno di voi... Ascoltiamo, per cortesia. Ma non dobbiamo fare la cosa sulla storia, però visto che lui mi ha chiamato devo parlare della storia. Vorrei anche che voi guardaste un attimo i giornali dell'epoca. Vorrei anche che voi ricordaste che quando a un certo punto c'è stato il passaggio da nemici ad avversari, c'è stato che a un certo punto, quando è morto un dirigente del Partito Comunista, c'è stato un dirigente del Movimento Sociale che è andato alla sua camera ardente. Capite qual è l'Italia? Non dimenticatevelo mai questo! Non dimenticatevelo mai! Come fate a non capirlo? Come fate a non capire una cosa semplicissima, scusatemi, che a un certo punto, di fronte al terrorismo interno, il Partito Comunista Italiano, che era un partito dell'opposizione, anzi,
strutturalmente all'opposizione, perché era evidente che non poteva mai governare di fronte alla sfida del terrorismo interno, nero o rosso che fosse. Anzi, più era rosso e più il Partito Comunista si impegnava nel difendere gi interessi nazionali. Però io le ho fatto una domanda sulla cultura. Adesso arriviamo allo Ius Soli. Adesso non passiamo. Ho fatto una domanda sul terrorismo, dove era chiara la posizione del PC negli anni 70. Era durissima. È stata durissima ed è stata di condanna. Io le ho fatto una domanda sulla cultura di sinistra. Ma qual è la cultura del PC? Ma la cultura, ma guardi, ma posso dirle qual è la cultura? La cultura è sempre stata quella di privilegiare l'idea che l'interesse del paese fosse un elemento fondamentale. Non si dimentichi mai che in momenti difficili un segretario del Partito Comunista dell'epoca, Enrico Berlinguer, andò in televisione e disse, rompendo qualunque schema, io mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Michalessin, non si dimentichi questo. Abbiamo altre quella allora si sarebbe chiamata, lei è troppo acculturato per non cogliere il nesso, si sarebbe chiamata rottura epistemologica. Naturalmente qui sappiamo di cosa stiamo parlando. Cioè stiamo parlando di l'epistemologia è il principio primo della conoscenza. Cioè quando uno fa una cosa che rompe con un principio primo, vuol dire che ha fatto una cosa profondamente innovativa. Quella è quella storia. Vede, quella è una storia che ha rappresentato, a mio avviso, un elemento importante per la vita del nostro paese, come altre storie. E adesso metterci qua tutti quanti a fare il processo alla storia, se lei mi consentirà, passiamo al prossimo. Abbiamo due vignette, però, vignette grazie. Ancora. E poi. Sì, allora, una l'abbiamo già svelata, ahimè, un po' prima, perché non tutti i saluti romani sono fuori legge, non tutti i saluti. Ecco, ne abbiamo uno recitato appunto dalla nostra Boldrini che dice eia eia, Allah, Allah, questo va bene, e lì il foro italico sembra Mosul, praticamente, con le distruzioni dei monumenti. Poi ce ne abbiamo una calcistica, visto che siamo al foro italico, oggi c'è stata anche la partita, e la vediamo, psicosi ISIS sulla sicurezza e sui problemi di terrorismo internazionale, ho visto un terrorista all'attacco, beato lei, io ho visto Alfano alla difesa, perché poi queste cose generano ancora più panico. E chiuderei con l'ultima, perché c'è stata una citazione, il passaggio dei compagni che sbagliano. Eccola qui, non c'è nessuna emergenza, ci tranquillizza sempre la Boldrini, avete capito che mi sta simpaticissima, ma quali stupratori? Sono solo risorse che sbagliano e riattualizziamo, diciamo così, il messaggio di allora. Ministro, tornando alla stretta attualità, ci sono almeno due domande, so che abbiamo i tempi, ma almeno due cose strette che erano venute fuori anche. Oh, se volete rimango, io non ho problema. Il problema è la vostra tolleranza, non la mia. Almeno due questioni. Le faccio la prima, quello dove le dicevo che nonostante il clima positivo, devo tornare, e la sua simpatia, devo tornare a essere un po' antipatico. Perché se la sua politica sull'immigrazione è stata una chiara svolta, eccetera, eccetera, come abbiamo detto, c'è una cosa invece che non è tornata a me e a tanti, credo, in questa sala, e cioè l'atteggiamento, la famosa circolare che ha avuto dopo lo sgombero del Curtatone. Cioè dire che si possono fare gli sgomberi, quindi si può mettere fine ad un atto chiaramente illegale solo nel momento in cui si prevede una soluzione abitativa per queste persone, anche andando a fare l'elenco delle case che ci sono, delle caserme, ma anche delle case private sfitte, ecco, io credo che rischi di passare, o che sia passato, almeno sia stata percepita da una parte di italiani, come un premio all'illegalità. Cioè se tu sei illegale e occupi abusivamente una casa, io ti trovo una soluzione. Se tu sei uno dei 650-700 mila italiani che sei in attesa di una casa popolare, segui la legge e non occupi e non fai parte del racket e ti comporti benissimo, io invece la risposta non ce la dà. Lei che si è comportato così bene sull'immigrazione, sulle occupazioni, vuol dare il messaggio
di liceità di essere illegali, dei comportamenti illegali? Insomma, qualcuno le ha fatte queste, questi sgomberi, no? Uno e mezzo. Se ne sono fatte moltissimi, se ne fatti moltissimi in Italia, a Milano, a Bologna, a Roma, lasci stare. Il punto è un altro, vede, lei come al solito, forse non avendo avuto la possibilità di approfondire la questione, generalizza il tema. Allora, io sono partito da un presupposto fondamentale, il primo elemento è garantire la legalità. Tutto si può dire tranne che io non abbia cercato, per quello che è possibile, di garantire la legalità. Vede, dopo pochi mesi che io ero ministro dell'Interno, a un certo punto successe un evento a Napoli, e cioè c'era un leader politico non distante, distantissimo da me, anzi veramente agli antipodi politici, ed era il segretario della Lega, che aveva chiesto di fare una manifestazione a Napoli. A quel punto c'è stata una discussione e nelle ore imminenti la manifestazione, il sindaco di Napoli, come voi ricorderete, ritirò l'autorizzazione a utilizzare il luogo dove c'era la manifestazione. Il ministro dell'Interno ha chiesto che venisse requisito quel sito e il segretario di un partito da me lontanissimo ha fatto la sua manifestazione. Perché questa è la mia idea della democrazia, che vorrei trasmettervi un messaggio. Adesso arriviamo anche alla legalità, non vi preoccupate, arriviamo anche alla legalità. Vorrei trasmettervi un messaggio. Adesso arriviamo al diritto. Fermi. Vorrei trasmettervi un messaggio, e cioè consentire che parli soltanto chi la pensa come me è una cosa naturalmente importante, ma voi consentirete non molto nobile. La cosa importante e nobile è ascoltare quelli che non la pensano come me, perché sennò altrimenti la vita sarebbe troppo facile. E quindi ascoltiamoci reciprocamente. Seconda questione, come abbiamo fatto a Napoli? Come abbiamo fatto a Napoli? E come faremo in qualunque altra circostanza? Il punto è questo. Io sono per rispettare il principio di legalità. E quindi da questo punto di vista, se uno è illegale e occupa illegalmente un posto pubblico o privato, deve essere sgomberato. Punto. Seconda questione. Quando partono gli ministro, ci sono centinaia di palazzi occupati. Ascolti, direttore. Facciamo l'elenco. La direttiva ha a che fare con un'altra questione, che tra l'altro è prevista dalla legge, perché vede, il problema è questo. Lei guarda la direttiva, ma come ci ha spiegato Rampelli prima, è la legge. E cioè la legge italiana prevede, e io sono d'accordo con quella legge, che di fronte a situazioni di particolare fragilità, e cioè se ci sono donne e bambini, la legalità deve essere coniugata con un principio di umanità, e cioè una cosa semplicissima. Ma Curtatone c'era, cioè il racket, lavorare. Ministro, c'è il racket, ci sono, c'è il racket. Ho capito, ma Curtatone è stata sgomberata. Sì, ma quante ce ne sono? Direttore, ma lei è un po'... Curtatone è stata sgomberata, sì, cioè vorrei, è giunta la notizia. Facciamo l'elenco di quali sono i palazzi ancora occupati. Cominciamo dal villaggio olimpico di Torino, andiamo avanti. Allora io stabilisco il principio. Mi consenta. Lo sa benissimo. Guardi, quanti ce ne sono. Lei mi dice che sono elementi deboli. Sono figure deboli. Le donne e i bambini sono figure deboli se sono rifugiati. C'era il problema è questo. I palazzi sono gestiti dal racket. Le spiego questo. Financo Rampelli ha detto una cosa. Ha detto che di fronte al fatto che scappano dalle guerre e quindi sono rifugiati, noi li accogliamo. Le faccio presente che quelli di via Curtatone erano rifugiati, e cioè una persona a cui l'Italia aveva dato una protezione internazionale. Le è chiaro questo?
Ma di cosa ma stiamo occupando? Se occupano e occupano e gestiscono il racket, cioè, sono posso, rifugiati posso che fanno un'illegalità. Posso chiedere par condicio? Se Rampelli dice uno che scappa dalla guerra in Italia viene accolto, applaudite. Se lo dice Minniti che uno che scappa dalla guerra deve essere accolto, voi ministro, non lo applaudite. Ma, non c'è problema. Ma è uno che ha me occupato. Ne faccio una ragione, grazie. Ha occupato però, ha fatto una cosa illegale. Ho capito. È un rifugiato che occupa, fa un atto illegale e gestisce un racket. Si può anche costruire un percorso alternativo. Dandogli la casa prima degli altri. A chi ha occupato. L'illegalità non è l'essere rifugiato, ma no, lei ha confuso l'illegalità, questa volta ha perso un giro lei, l'illegalità non è essere rifugiato, l'illegalità è occupare un palazzo privato, ma noi dobbiamo pensare, nel momento in cui io sono illegale, capito, io ti do una casa, secondo me è sbagliato, cosa. Posso dire che è sbagliato? Mi sento un attimo, devi pensare anche a un'altra cosa, dobbiamo pensare naturalmente al diritto di chi, essendo qui venuto ed essendogli stata riconosciuta l'idea che lui sta scappando dalla guerra, punto, io devo costruire un percorso per poterlo inserire, perché se sta scappando dalla guerra e lo tengo in mezzo a una piazza è difficile. Ora, naturalmente, il problema è semplicissimo. Io non devo far confliggere quel diritto col diritto dell'italiano che sta in lista d'attesa, punto. Questo è il compito sul quale devono lavorare. Posso garantirle però una cosa, che su questo non deve lavorare il Ministro dell'Interno. Queste competenze sono competenze dei comuni italiani ed è per questo che noi abbiamo fatto una cabina di regia con i comuni italiani, perché altrimenti tutto quanto sul Ministro dell'Interno è un po' difficile da poter gestire. Io me ne faccio carico come giusto che sia, però non mi mettete nelle condizioni, Ministro, di dover fare il titano che tiene il mondo. Ecco. Faccio l'ultima, così poi almeno perfetto. L'ultima che mi sta qua che non posso non fare, visto che... Va bene, quelli che i rifugiati, chi scappa da una guerra deve essere accolto, d'accordo l'onorevole Rampelli, sono d'accordo io, d'accordo l'onorevole Giorgia Meloni, chi scappa da una guerra va accolto. Perché continuiamo a tenere sul nostro territorio a 35-34 euro al giorno persone che evidentemente non scappano da una guerra? L'altro giorno a Bergamo è stata stuprata una volontaria di un centro da un rifugiato richiedente asilo della Sierra Leone. Che ci fa un rifugiato per anni della Sierra Leone? Che ci fanno della Tunisia? Che ci fanno allora, quelli del Gambia? Che ci fanno quelli del Senegal? Perché continuiamo a metterci anni per capire che queste persone non fuggono da una guerra e quindi devono essere rimandati allora, a casa? Vede, le dico una cosa, ci stiamo accalorando troppo, però le risponderò anche nel dettaglio. Passione. Vede, in questo momento, per stabilire se uno scappa da una guerra o è un migrante economico, come si dice, ci sono delle regole internazionali. Purtroppo bisogna seguire delle regole internazionali, e cioè che c'è una commissione che deve valutare questo, e poi, come le sa, si può ricorrere presso la magistratura. Quando io sono arrivato a fare il Ministro dell'Interno, mediamente ci volevano 2 anni per avere la risposta alla protezione umanitaria. C'è stato a un certo punto uno che ha fatto un decreto. Ha fatto un decreto e ha tolto un grado di giudizio. Punto. E cioè con l'obiettivo umanitaria ce l'abbiamo europea la protezione, mi ascolti, lei è bravissimo, ma questo riguarda tutti i paesi, non è per chi scappa da la protezione umanitaria non è chi scappa da una guerra, è una cosa in più che abbiamo solo noi e che andrebbe, a mio modesto, abolita. Ma lei però lei non mi può dire, allora guardi direttore, lei è un ragazzo sveglio e tuttavia non mi può dire una cosa e poi mi parta da un'altra parte. Cioè è come quello che dice, dove vai? E tu mi rispondi Porto Pesci. E, dalle mie parti, io sono calabrese, vede, si dice o vai all'acqua o nago figliolo. Cioè se tu mi fai una domanda, io ti rispondo alla domanda. Se tu me ne vuoi fare un'altra, ti rispondo all'altra domanda. Ascoltami e devi ascoltare anche se la risposta non ti piace. C'è stato a un certo punto uno che ha tolto un grado di giudizio, va bene? Quest'uno ha fatto un decreto legge, questo decreto legge si chiama casualmente decreto Minniti. L'obiettivo è esattamente quello di ridurre da 2 anni a 6 mesi il tempo di attesa
e in più ho assunto 250 persone. È chiaro quello che ho fatto, punto, può piacere o non piacere, ma se tu mi dici sempre che il punto è un altro, mi ricordi quelli che stavano con me nel mio vecchio partito, che ogni volta che io mi preparavo per rispondere alla domanda mi dicevano: sì Minniti, bravo, ma il problema è un altro. Il problema è quello, il problema, ecco, è che allora sono ancora lì, allora, il problema, problema è che sono lì, che quello della Sierra Leone, se il problema è quello, che quello della Tunisia sono lì, che io espulsioni non ne ho viste, se il problema è quello l'abbiamo affrontato, il problema è quello lì, se il problema è quello l'abbiamo affrontato con una certa fermezza, perché come tu sai perfettamente, togliere un grado di giudizio per decreto non è una cosa semplicissima nel nostro paese. Poi il decreto è stato convertito in legge. Posso chiedere anche pacatamente, pacatamente, essendo queste norme in vigore da almeno 20 anni, perché nessuno le ha mai cambiate governando? Punto. E in questi 20 anni c'è stata la sinistra, la destra, il centro, alto, basso, o no, direttore? Per un fatto di onestà, lei forse dovrebbe dire... Io le do ragione. Noi non l'abbiamo fatto. No, io non ho mai governato. No, ma noi, purtroppo io non ho mai governato, ma però, non l'ha fatto il centrodestra, non l'ha fatto. Il governo Berlusconi non l'ha fatto. Mi fa piacere. Io dico, il governo Berlusconi non l'ha fatto. È una notizia, ma detto questo, applaudite, una notizia no, positiva. Detto questo, io non ho governato. No, io non ho governato. Non si è fatto io qualcosa atto, negli anni in cui il centrodestra ha governato. Prende atto, però lei prende atto che tutto ciò... Quel richiedente asilo della Sierra Leone era ancora lì e di espulsioni non se ne vedono. Di espulsioni, allora sì, ho capito. No, ascolti un attimo. Ognuno prende atto delle sue cose. Ascolti un attimo. Le espulsioni sono significativamente aumentate. Seconda questione, mi ascolti? Ascolto e non rispondo più. Allora, il punto è questo: vede, è successo un fatto in Europa molto importante, di cui non se ne è accorto nessuno, e mi auguro che lei adesso se ne accorga e lo scriva. E cioè, su richiesta italiana, si è stabilito che i paesi che non accettano i rimpatri, soprattutto dall'Italia, perché il principale posto dove sono arrivati i migranti è l'Italia, i paesi che non accettano i rimpatri saranno sottoposti ad un diniego dei visti legali non dall'Italia ma da parte di tutta l'Europa. Lei sa quanto è importante questo? Faccio un esempio: si è stabilito che tutto questo si incomincia da un paese con il quale si è costruito un rapporto bilaterale, il Bangladesh. In Italia noi su 100.000 migranti che sono arrivati nei primi 8 mesi abbiamo più del 10% che vengono dal Bangladesh. Sapete cosa si è ottenuto? Si è ottenuta una cosa semplicissima, direttore, e cioè che se il Bangladesh non accetta le procedure di rimpatrio da parte dell'Italia, l'intera Unione Europea negherà i visti legali ai cittadini che vengono dal Bangladesh. Le sembra poco questo? Le sembra poco questo? Posso chiedere pacatamente se si poteva forse fare anche prima, tuttavia in 9 mesi l'abbiamo fatto. Scusatemi se un pochino mi accaloro, però il fatto che mi si dica dopo 9 mesi che devo parlare degli ultimi 90 anni, io naturalmente sono pronto a tutto, naturalmente, ecco, però oltre i 90 anni non fatemi andare, chiudiamola qua. Sì, ecco. Signor Ministro, parliamo di una cosa invece che è abbastanza recente. C'è un sondaggio. Ultima domanda. La domanda delle scelte pistole. Sondaggio quotidiano nazionale, rapporti con l'Islam e l'atteggiamento delle comunità islamiche in Italia, che ci danno dei dati sconvolgenti: più del 40% non accetta la legge italiana, vuole la legge della Sharia. Lei è stato molto deciso, ha addirittura parlato della necessità, con un termine che io con difficoltà userei sul giornale, di assimilare gli islamici che rifiutano la legge italiana. Però c'è un elemento importante, c'è un elemento che un accordo che è stato siglato nel 2015, pochi giorni dopo le stragi di Parigi, con cui il nostro Ministero della Giustizia ha portato nelle carceri italiane l'UCOI, ovvero l'espressione italiana della fratellanza musulmana. Una fratellanza musulmana che pone al primo posto la Sharia come perno delle relazioni sociali all'interno della famiglia e dello Stato.
Ecco, non pensa che questo sia pericolosissimo. Allora, guardi, altra domanda. Lei ha firmato... Altra domanda. Ultima. Ha firmato... Che devono fare un'altra cosa loro, non è per me. Io starei qua tutta la sera, no, ragazzi. Ragazzi, questo è brevissimo. Mi sono trovato bene, però diciamo il problema è... Ha firmato il patto con l'Islam, che richiederebbe anche un elenco degli imam. A che punto siamo con questo elenco degli imam? Allora, perfetto, grazie. Così chiudiamo in bellezza. Allora, primo punto. Vede... Vorrei dirlo a lei, ma lo dico anche al direttore generale, soprattutto lo dico agli amici qui presenti. Uno, sulla è l'ultima risposta, sulla integrazione si gioca un pezzo di futuro della nostra società. Su questo siamo d'accordo? Anche sul terreno della sicurezza. Bene, io ho detto una cosa semplicissima. Per quanto mi riguarda, il filo della integrazione è la Costituzione del nostro Paese. La prima parte, che non è un caso che nessuno ha mai cambiato, perché ci riconosciamo tutti in quella Costituzione, o almeno prevalentemente si riconoscono gli italiani. Bene, per me quello è il riferimento fondamentale. E dico che nell'integrazione, io sono naturalmente uno Stato che insegna la lingua italiana, sono uno Stato che fa andare a scuola e insegna a coloro che sono arrivati nel nostro paese la cultura e la nostra storia. E tuttavia ci sono due valori, a mio avviso, non negoziabili. Il primo valore è che la legge dello Stato laica non è sottoposta alla legge religiosa, cioè alla Sharia. Punto. Secondo valore non negoziabile è che la donna non può essere in alcun modo succube dell'uomo, punto, perché c'è una storia del nostro paese, punto. Questi sono i due punti cruciali. Su questo abbiamo costruito un rapporto con l'Islam italiano, abbiamo firmato un patto con l'Islam italiano, con tutte le associazioni dell'Islam italiano che rappresentano più dell'80%. Cosa dice questo rapporto, questo patto? Primo, la prima pagina del patto sono un elenco di articoli della nostra Costituzione, in cui cosa emerge con forza? E cioè che quelli che hanno firmato quel patto sono naturalmente musulmani e in Italia c'è la libertà di religione, e tuttavia sono innanzitutto italiani. Secondo, si stabiliscono alcune regole concrete. Primo, le moschee sono luoghi di culto pubblici ed aperti al pubblico. Secondo, per ogni moschea deve essere reso noto il nome dell'imam che esercita in quella moschea. Terzo, il sermone va fatto in italiano. Quarto, non applaudite perché sennò mi emozionate. Quarto, se si costruisce una nuova moschea, chi la costruisce deve rendere pubblici i finanziamenti interni ed internazionali. Direttore, quanti anni sono che stiamo parlando del fatto che i sermoni nelle moschee italiane devono essere fatti in italiano? Quanti anni sono? Punto. Ne abbiamo chiacchierato tanto. Poi è arrivato uno che le ha fatte. Punto. Lo so che vi dispiacerà, ma è successo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.